Ciao amici, nei giorni scorsi sui social ho postato dei miei lavori di disegno come faccio di solito e voi mi avete fatto alcune domande. C'è chi l'ha scritto nei commenti, c'è chi invece me le ha fatte in privato. Ovviamente domande riferite al mio modo di lavorare. E io ho pensato di realizzare questo video dove raccolgo tutte le risposte in maniera tale che voi poi possiate rivederlo tutte le volte che volete e risentire le risposte che io do alle vostre domande. Allora, la domanda più frequente in assoluto è stata questa. Me le sono segnate così non le dimentico. Che matite usi? Allora, io penso che ormai l'avete letto tantissime volte perché in tanti me lo chiedete. Io uso da sempre le matite Caran d'Ache. Uso questa marca perché non che non ce ne siano migliori o comunque della stessa qualità, ma io mi trovo benissimo con questa marca perché mi consente di ottenere il lavoro così come lo desidero io. La qualità, diciamo, di questa matita fa sì che io non debba fare troppi passaggi o correzioni per ottenere il risultato che voglio. È una matita acquerellabile, ormai penso che la maggior parte di voi lo sa, soltanto che io non uso mai l'acqua, la uso sempre così, semplicemente a secco. E niente, quindi questa è la matita, il tipo di matita che io utilizzo. L'altra domanda che mi avete fatto in maniera numerosa, così come le matite che uso, è: quale carta utilizzi per disegnare? Allora, io utilizzo il cartoncino Fabriano da 250 grammi. La grammatura, diciamo, abbastanza consistente, ed è un cartoncino di ottima qualità con una cellulosa che consente di lavorare ottimamente con le matite, ma soprattutto di mantenere costante nel tempo la qualità del lavoro, perché se noi realizziamo un bellissimo disegno ma il cartoncino non è di qualità, rischiamo col tempo di andare a rovinare l'opera, quindi è importante che la carta sia buona. A volte uso anche il Bristol, però in linea di massima è il cartoncino Fabriano da 250 grammi liscio. Perché liscio? Tanti dicono che il disegno a matita sta bene anche sul cartoncino semiruvido o ruvido. In realtà io, per il lavoro che faccio, quindi nel senso molto dettagliato, ho bisogno di un cartoncino liscio, perché per esempio sul cartoncino ruvido, se dovessi disegnare le venature di una foglia, andrebbero perse nella texture del cartoncino. Ecco, quindi matite Caran d'Ache acquerellabili ma senza mai usare l'acqua e cartoncino da 250 grammi liscio. Ecco, queste le domande proprio più numerose che ho avuto. Poi c'è Mauro che mi ha chiesto un suggerimento per un buon pastello per un principiante. Allora, innanzitutto voglio fare una puntualizzazione. Ci sono le matite colorate e i pastelli, sono due cose completamente diverse. In questo caso stiamo parlando di matite. Quindi a Mauro, che è un principiante, ma che gli piace disegnare, consiglio, ma non soltanto Mauro, ma a tutti coloro che vogliono approcciare al disegno artistico, di utilizzare comunque marche di ottima qualità. Lo so, sono costose, e questo è vero, però io consiglio sempre di cominciare con i materiali migliori. Perché questo? Perché riesco ad usare il colore nel migliore dei modi. Se io sto imparando e utilizzo una matita scarsa o di media qualità, farò più fatica ad acquisire la tecnica e ad ottenere il risultato che voglio, e magari sarei anche un pochino scoraggiato. Invece, utilizzando una marca di ottima qualità, ce ne sono diverse in commercio, poi magari ci si fa anche un po' consigliare dal proprio negoziante,
riesco a lavorare meglio e sono anche più soddisfatto del lavoro che ottengo. Poi comunque voi sapete meglio di me che se andate in internet si trovano tanti modi di acquistare anche a prezzi convenienti le marche di buona qualità. Ecco qui, adesso andiamo un attimino nell'aspetto tecnico. Un'altra domanda che mi è stata fatta è questa: quando inizi un disegno a matita, cominci dal fondo o dal soggetto? Allora, gli artisti che usano la tecnica delle matite fanno un po' come vogliono, nel senso che ci sono alcuni che iniziano dal fondo, altri che iniziano dal soggetto. Io dipende, perché generalmente quando comincio a fare un lavoro di un disegno parto dall'angolo in alto a sinistra e procedo mano a mano riempiendo il foglio fino a finire a destra. Questo perché non essendo mancina, lavorando con la mano destra, disegno e vado avanti senza passare su con la mano e sporcando, anche se poi comunque utilizzo sempre un tovagliolino per appoggiare la mano, in ogni caso per non sporcare il foglio. Per quanto riguarda se iniziare dal fondo, se iniziare dal soggetto, ripeto, è indifferente come uno si sente, lo fa, perché è la tecnica delle matite. Ovviamente saprete meglio di me che la tecnica pittorica, quella col pennello ad olio, ad acrilico, la tecnica che è, bisogna sempre iniziare al contrario, dal fondo e mai dal soggetto. Invece le matite colorate ci consentono di iniziare un po' come si vuole. E questa è la risposta. Poi Stefania mi chiede: quanti strati di colore fai per sfumare oppure usi un solvente? Allora sì, effettivamente io uso tantissimi strati per sfumare, sono velature su velature che io faccio per ottenere la sfumatura che voglio, ma mai un solvente. Francamente io non ho mai sentito che con le matite si utilizzano dei solventi, quindi solventi assolutamente no. Io utilizzo solo le matite e non utilizzo mai, e vi dico mai, né sfumini e neanche la gomma pane per alleggerire. Io utilizzo semplicemente la pressione della mano e le velature. Poi il numero di velature dipende dall'ombreggiatura, dipende dalla superficie del petalo, della foglia che sto disegnando, dipende da queste cose. Però ecco, mai mai solventi, no. Assolutamente no. Poi Arianna mi dice: come fai a fare le sfumature chiare e scure? Qual è il segreto? Allora, non esiste nessun segreto. Esiste innanzitutto lo studio, la tecnica che si impara. E per quanto riguarda le sfumature chiare o scure, ovviamente dipende innanzitutto dai colori che si utilizzano e poi dalla pressione che si dà alla matita con la mano. Ovviamente se io schiaccerò di più otterrò un effetto più intenso, più scuro; se resterò leggera otterrò un effetto più luminoso. Poi se vogliamo parlare di luce e ombra, allora lì è un altro discorso, perché faccio sempre l'esempio della foglia, il verde, no? Utilizziamo il verde. Se io voglio ottenere una tonalità più scura del verde, voi sapete bene com'è fatto il verde. Com'è fatto il verde? Con il blu e con il giallo, giusto? Quindi se io voglio ottenere una sfumatura più scura del verde, una tonalità più scura, aggiungerò del blu, quindi farò dei passaggi di blu. Se voglio invece ottenere una sfumatura più luminosa, ovviamente aggiungerò al contrario del giallo, e questo mi consentirà di avere una tonalità più luminosa o più scura. Invece poi se si parla di luce e ombra, allora bisognerà restare molto leggeri e chiari, magari usare anche del bianco per arrivare alla luminosità, quindi di una parte del fiore, della foglia, quello che è in luce,
e aggiungerò del nero quando la luce comincia a mancare, in quella parte di composizione del soggetto dove la luce non arriva. Ma il nero viene usato in pochissime situazioni, solo e soltanto in quei punti dove la luce non arriva, perché voi sapete bene che il nero assorbe la luce, quindi là non c'è luce in questa composizione floreale, in quel punto lì non arriva la luce, allora lì utilizzerò il nero, ma sempre sugli altri colori, mai il nero da solo. Quindi questo è un po', diciamo, il segreto fra virgolette, però, cara Arianna, è un po' la pratica, l'esercizio che ci insegna a fare le sfumature. Ecco, poi rispondo a Tiziana. Tiziana mi chiede che tecnica usi. E vabbè, le matite colorate, questa è la tecnica che uso io. Che tipo di matite sono, ti ho già spiegato. Che carta usi anche. E se dai una finitura al lavoro finito del disegno. Allora, sì, la finitura al disegno completato va assolutamente data, sempre, ma in generale in poi tutte le opere artistiche, pittoriche, bisogna dare sempre una mano di fissativo. In particolare con le matite, io uso del fissativo, in commercio se ne trovano di ottime marche, opaco ovviamente perché sennò lucido mi va a rovinare gli effetti di luce del lavoro. Ed è importante darlo, importantissimo, perché innanzitutto protegge il lavoro dagli agenti atmosferici, ma anche dalla luce, perché con il tempo il colore resterà quello che abbiamo dato noi e non andrà a sbiadirsi, e quindi è importante dare la finitura. Poi mi ha chiesto anche una piccola curiosità: da quanto tempo disegni e dipingi? Allora, io dipingo, ho dipinto pochissimo in vita mia, qualche anno fa ho fatto dei quadri ad olio. Disegno da sempre, posso dire, perché poi il mio lavoro è quello di, come saprete, immagino leggendomi, di scenografa, quindi anche il disegno delle scenografie fa parte del disegno, quindi disegno ormai da tantissimi anni, proprio tanti, tanti, ma tanti. Ecco. Allora, adesso rispondo ad Angela, che mi ha chiesto la stessa cosa, quindi la stessa domanda su che carta disegni, c'è un tipo particolare? No, il tipo particolare non c'è, ho detto il Fabriano da 250 grammi, certo è vero che a volte disegno anche su cartoncini colorati. In realtà, in verità, io ho iniziato questa avventura sui cartoncini neri. In effetti devo dire che disegnare con le matite colorate su cartoncino nero è bellissimo, si ottengono degli effetti veramente belli, straordinari, molto belli. Ecco, quindi se devo scegliere una carta diversa userei un cartoncino colorato, ma sempre della stessa grammatura e della stessa marca, diciamo così. Poi c'è Chiara che mi fa tutta una serie di domande. Allora, lei mi dice: usi foto del tuo giardino, giusto? Per fare i disegni. Allora, sì, è vero, io faccio spesso, soprattutto nella stagione più generosa di fiori, fa foto soprattutto le mie rose, che ne ho tantissime, e sì, utilizzo a volte le immagini prese dal mio giardino, ma anche lì ne faccio tante, tantissime, ma poi ci deve essere sempre quella che mi colpisce. Perché se non scatta l'ispirazione, non riesco a realizzare il disegno. E a proposito di questo, invece, a volte capita che l'immagine la trovo nel web, spulciando, cercando, perché vado sempre alla ricerca di immagini di fiori, un po' per il mio lavoro, ma anche e soprattutto perché li amo tantissimo e mi piace molto vedere le specie di fiori che esistono al mondo. Però in questo caso, quando io trovo una fotografia che mi colpisce, se questa foto mi rimanda ad un proprietario, ad un autore, io chiedo sempre il permesso.
perché non bisogna, ricordate, mai prendere un'immagine dal web che appartiene a qualcuno, che si sa che perché magari è scritto, e farne un disegno, non è giusto, bisogna sempre chiedere. Poi è chiaro che è anche pieno di immagini che non si sa di chi siano, quali è diverso perché non si può arrivare, ma se il proprietario dell'immagine è riconoscibile, bisogna chiederlo. E a tal proposito vi racconto, per esempio, quando ho realizzato il disegno Tela di Penelope, era una foto che io ho visto su Instagram di una fotografa professionista. È stato un colpo di fulmine per me, e le ho chiesto, le ho mandato un messaggio, le ho spiegato chi sono e cosa faccio. Lei è stata ben felice di concedermi la sua fotografia. Addirittura questa signora ha fatto di più: mi ha mandato non solo quella che aveva pubblicato, ma anche tutte le altre che aveva fatto allo stesso soggetto, per consentirmi di scegliere. Quindi mi raccomando, anche voi che vi approcciate al disegno, trovate immagini nel web, chiedete sempre l'autorizzazione. Ecco, e lei mi dice: per fare, sempre Chiara, per fare opere così perfette, come realizzi la traccia prima di colorare? Con una matita di grafite, una griglia o una tavoletta luminosa per disegno? Allora, è ovvio che il disegno, per essere fatto bene, deve essere perfetto, quindi la soluzione unica è quella di ricopiare il disegno. Allora io l'immagine, allora io che cosa faccio? Trovo l'immagine, me la faccio stampare della dimensione che voglio, e poi la ricopio su una tavola luminosa. Io ho un tavolo dove lavoro in cristallo, metto sotto una luce e ricopio dalla fotocopia il disegno. Questo perché? Non perché io non sappia disegnare. Ovviamente se lo facciamo a mano libera non verrà mai esattamente perfetto come la forma del fiore. Ma succede anche un'altra cosa, che ci sarebbero troppe cancellature, perché una linea non ti piace come l'hai fatta, quindi la vai a cancellare. Cancellando si sporca il foglio, e poi la matita, per quanto si resti leggeri, in questo caso bisogna stare leggerissimi, crea sempre un solco nel cartoncino. E allora cosa succede? Quando io vado a colorare mi resta proprio il segno del solco che io ho tracciato. Quindi l'unica soluzione è quella della tavoletta luminosa, perché oltretutto se utilizzo una griglia, peggio, perché poi la griglia la devo andare a cancellare, quindi diventa una cosa impossibile. Perciò il disegno deve essere più pulito possibile. Quindi, Chiara, come ti dicevo, io uso una lampada sotto il mio tavolo di cristallo e ricopio il disegno. Ovviamente non riuscirò a tirare fuori tutte le linee, perché tante resteranno nascoste, non riesci a leggerle tutte. Allora cosa faccio? Grazie alle linee principali che sono riuscita a tracciare, poi a mano libera, guardando la foto, l'immagine, completo tutto il disegno e inizio a colorare. Queste sono le vostre domande tecniche. Adesso mi avete chiesto due curiosità che sono: da quanto tempo disegni? Ma ve l'ho già detto, e quindi questa era la domanda anche molto più frequente, diciamo così, da sempre forse, non mi ricordo neanche più da quanto tempo disegno. E l'altro è: ma quanta pazienza hai? Allora, io lo dico tantissime volte, nel mio caso non è pazienza, è passione. La pazienza ci vuole quando fai qualcosa che non ti piace e la devi fare per forza. Allora dici: accidenti, devo fare questo disegno, ma non ne ho proprio voglia, ma lo devo fare, che pazienza che ho. Allora quella è pazienza, attenzione, ma nel mio caso non è pazienza, è passione. Io ci perdo le ore nei miei disegni, mi perdo, non so più che ore sono, perché mi piace fare questo lavoro, lo amo tantissimo. E quindi ecco cos'è: anche se la pazienza è una delle virtù principali, diciamo, è una forza, e la pazienza ci vuole comunque in generale nella vita, nel mio caso ecco è passione. Allora, io penso di aver risposto a tutte le vostre domande, perché erano tantissime, ma tutte uguali: le matite, il cartoncino, da quanto tempo disegni, eccetera eccetera.
Ecco, l'unica cosa che posso dirvi magari è se volete approfondire meglio la mia conoscenza, visitate il mio sito, lo trovate sempre scritto in alto nei miei social, sia su Facebook che su Instagram, guardate sul mio sito i miei lavori, andate nel mio blog dove mi racconto, quindi riuscirete anche a conoscermi ancora meglio e poi se vi fa piacere iscrivetevi alla newsletter. Perché in questo modo io quando avrò delle novità ve le presenterò e magari vi avrete anche l'occasione di acquistare qualche mio lavoro con sconti speciali destinati solo unicamente a chi si iscrive alle newsletter. Ecco, spero di essere stata abbastanza chiara e vi ringrazio tutti per l'ascolto. Un caro saluto. Ciao!